Sono molto impegnato, sono tornato sì, no, forse 2 volte a casa da quando siamo ritornati. Però sto vivendo un'esperienza bellissima. Sono veramente felice. Sono felice di quello che sta accadendo, delle persone, della reazione delle persone, di vedere veramente le loro facce, perché non è veramente strano stare lì dentro e non sapere cosa ti aspetta fuori. Poi esci, vedi è veramente un'emozione incredibile. Ma non ho messo ancora a fuoco, sinceramente. No, non ho ancora realizzato, me la sto vivendo forse da una parte meglio, perché non sto pensando. Me la sto veramente vivendo bene e mi sto godendo ogni giorno che passa. Non penso ai giorni, a domani, penso oggi. Quindi forse questo è quello che mi fa stare bene. Io ci ho sempre creduto da quando sono entrato. Non mi sono fatto aspettative. Se mi aspettavo di arrivare in finale, sono entrato che non mi sono fatto aspettative, anche perché non avevo mai fatto nulla nella musica, nell'ambiente. Quindi mi sono impegnato, ho lavorato e poi piano piano, anche lì mi sono vissuto giorno dopo giorno, ho cercato di prendere tutto quello che mi hanno insegnato per arrivare poi piano piano alla finale, pronto, diciamo. Io scrivo quello che vivo. Scrivo quello che vivo, quindi in questo EP c'è molto amore. C'è molto amore che ho vissuto e sto vivendo, però sicuramente c'è tanto da raccontare ancora, c'è tantissimo. Appunto cerco di vivermi ora questo momento. Sto scrivendo tanto. E niente, cerco di osservare tanto per poi metterlo nelle mie canzoni. Porterò con me tutti gli insegnamenti che mi sono stati dati. Porterò con me i 2 palchi che mi hanno formato, quindi quello del pomeridiano e quello del serale. Porterò con me le bellissime persone che facevano parte del programma, gli autori, Maria, i vocal coach e anche tutti i miei compagni. Tutti i miei compagni, perché comunque sono stato 8 mesi con loro, e ho conosciuto appieno tutte le persone. È stata un'esperienza troppo bella, è difficile raccontarla. Un complimento che me l'ha fatto Ron, che poi comunque me l'hanno riconosciuto tante persone, che quando canto sul palco sono vero e naturale. Sono vero e naturale e faccio quello che sento. Quella è la cosa più bella. È la cosa più bella perché si vede che canto quello che sento dentro. Si capisce anche come sto di umore. Come sto di umore si capisce tutto quando canto. E una critica. Una critica non mi ricordo. Non mi ricordo una critica. Sicuramente le prime puntate quando ancora dovevo entrare e doveva essere tutto a fuoco, però non mi ricordo precisamente il tipo di critica. Non ho avuto tanti pensieri. Sono appena uscito l'EP, ero in una bolla proprio di felicità, perché il giorno dopo abbiamo fatto anche la finale, quindi alla fine ero più concentrato sulla finale che sul mio EP. Però sono felicissimo,
perché le canzoni che ho messo, che le persone non avevano sentito lì dentro, sono anche loro come dei miei figli. Quindi sono due storie diverse, e spiegano comunque delle situazioni e fanno parte di me anche loro. Sono io anche quello. Mi sono arrivati un po' di messaggi e sono contento dei complimenti. Dei complimenti. E io sinceramente collaborerei con tutta la scena napoletana, perché non sono d'accordo sulla prima cosa, che diciamo è fortunata. Secondo me i napoletani sono forti, non è proprio fortuna, perché è proprio nel sangue, la musica è proprio, sta nel sangue del napoletano. Ecco, è un momento florido, diciamo. Sì, 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 sì. Piace di più. Come ho lavorato al mio P? Sì. Allora, ho sempre fatto delle bozze dei pezzi, quelli che sono usciti, e lavorando con grandi, grandissimi produttori, mi sono affidato anche a loro. Non sono uno. Io faccio il mio, canto, scrivo. Mi piace, siccome mi fido tanto, e poi produttori come Dardast, come Taka Gekhetra, come Zef, come Dad Boy D, come Gianmarco Grande. Non puoi non fidarti. Quindi ovviamente se c'è qualcosa da aggiustare lo dico, se mi piace di meno, però veramente mi sono fidato al 100% perché è loro sicuramente sanno più di me. Tutti in maniera proprio naturale. Dico solo un aneddoto. Dai, vabbè, lo dico. Che Feriscimi l'ho scritto accanto a Marisol. E quindi non è stato facile vicino a lei. Vicino a lei non è stato. È più facile senza. Perché comunque stavo molto sotto pressione, diciamo. Volevo scrivere bene. Proprio per trovare le parole giuste. Le parole giuste. Non lo so. E ognuno ha il suo. Al suo. Non lo so perché tornerai è una cosa diversa. Tornerai io la vedo più stadio. La vedo più stadio che cantata proprio. E Mamma Mia è più up. Quindi non lo so, sono indeciso tra pure che fai. Non, veramente non lo so. Dipende dall'umore. Se quel giorno mi sento un po' più. Sono un po' più emotivo, faccio tornerai. Sono più emozionato, faccio tornerai. Se no, se mi voglio scatenare, oh mamma mia, che fai? No, il polso va benissimo. Va È benissimo. allenato, ormai è allenato. No, allora, in questo momento in store. Poi in mezzo agli store e dopo ci saranno dei festival, dei live e non vedo l'ora di cantare davanti alle persone perché mi piace, non, come quando ero ad Amici, non vedevo l'ora che arrivasse la puntata proprio per cantare davanti alla gente.